Almeno da parte di Tsipras una responsabilità, un'onestà intellettuale, un'onestà politica a cui non eravamo più abituati da tempo. L'hai riscontrata anche presso il popolo questa, appunto, questa alta opinione della politica in fondo? Sì. Questa è una cosa che mi ha stupito, c'è un senso diffuso di partecipazione politica tra la gente, sia tra chi è militante, attivista, ma anche chi non lo è. Nei bar, nei ristoranti si discute di politica, si ragiona di politica come di una cosa che riguarda l'essere cittadino. Penso che la profonda crisi economica che ha subito quel paese, ma anche la tradizione storico-politica, il passaggio attraverso il regime, la lotta contro il fascismo dei colonnelli abbia radicato un senso profondo che non è svanito negli anni. Nel documentario, che si chiama La Grecia è vicina perché si riferisce continuamente all'Italia, la cartina di tornasole è una famiglia italo-greca che torna in Grecia per votare, si riferisce continuamente all'Italia e richiama l'Italia e gli italiani a una responsabilità a cui i greci ci hanno chiamato. Non è una cosa solo della questione della Grecia, è una questione generale dell'Europa. Dobbiamo ritrovare le radici democratiche, le radici di giustizia sociale e di coesione sociale e di solidarietà in Europa. Questa Europa, come l'abbiamo vissuta, non funziona. Questo ha detto Tsipras, questo penso che dice il popolo greco da 5 anni. Oggi all'Ammo di un documentario molto bello, molto importante, che appunto esegue un parallelismo tra le ultime elezioni politiche in Grecia e il periodo della dittatura. Adesso però Tsipras di nuovo chiama il popolo a decidere, dato che con la Troica non si ragiona. Non si ragiona, e io penso che in queste ultime ore si sia veramente svelata la verità per chi non l'avesse ancora capito. Cioè, questa veramente non è la nostra Europa. L'idea di tutti i leader europei, che si permettono di interferire in maniera così pesante dentro la legittima decisione di un governo di fare una consultazione democratica fra i propri cittadini, rischiando naturalmente anche di poter perdere, perché il che denota, diciamo, una scelta, come dire, di coraggio e di rispetto per la volontà popolare, che da noi ce la sogniamo. Tu, che conosci bene anche la situazione interna del tuo paese, come pensi che andrà questo referendum? Io penso che, tra l'altro, per la durezza del problema che si è posto in Grecia, i cittadini greci sono comportati in una maniera molto tranquilla e veramente mi sono meravigliato anch'io. Questo significa una cosa molto importante, che hanno fiducia su tutto quello che succede nel nostro paese. Il referendum vedremo come finirà, se vince il no sarà una cosa molto importante per trattare da migliori posizioni con le istituzioni europee e le istituzioni internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, che ha una funzione inammissibile. Se vince i sì, Tsipras ha detto praticamente che dovremo andare alle elezioni. Lì sarà una cosa molto complicata per loro, perché le elezioni, io sono molto fiducioso che le vincerà il Syriza di nuovo, cioè dovranno trattare con noi, perché è indispensabile o impensabile che in Grecia si può essere in questo momento rappresentata da una coalizione di forze che sosterranno un nuovo memorandum. È impossibile di avere la maggioranza nel paese, e questa cosa la vedremo anche nelle settimane a venire. Il fatto che il governo Renzi si permette di dire a Tsipras non cercare di fare il furbo, non cercare di essere quello che fa quello che io non posso fare, ammettendo in maniera assolutamente esplicita che di mestiere il nostro capo del governo fa il servo della Troica, io non ho un altro modo per definirlo.